Oggi andremo a Trenia con il vivo per provare gli ultimi strumenti di casa Hummingbird, gli Helix G4N e i Solix G3. Cercheremo di spiegare nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche e il potenziale di questi strumenti e speriamo di fare qualche bella cattura. Siamo arrivati sullo spot di pesca. Per prima cosa mettiamo in acqua il Minn Kota Riptide Ultera tramite il suo telecomando e attiviamo la funzione autopilota avanzato. In questo modo potrò andare ad innescare la seppia e calare la canna in acqua con la tranquillità che il Minn Kota manterrà la direzione che io ho indicato. Le novità della nuova gamma Helix sono l'introduzione di una porta Nemea 2000 e del Wi-Fi come standard per il collegamento diretto alle informazioni che la nostra imbarcazione possiede, come ad esempio i dati motore. La famiglia Helix inoltre si allarga, è infatti stato introdotto un nuovo display 15 pollici che diventerà il più grande della gamma. Per la gamma Solix è invece stato introdotto un processore dual core che rende lo strumento molto più veloce sia per la sua gestione a livello touchscreen che tramite i tasti. Per la scelta dei trasduttori abbiamo optato per un trasduttore passante Mega SI Plus, un trasduttore che contiene al suo interno tre diverse tecnologie: la Dual Spectrum per quanto riguarda il 2D, il Mega Down Imaging Plus e il Mega Side Imaging Plus, mentre per l'Helix abbiamo deciso di montare un trasduttore da poppa Dual Spectrum. Ovviamente oggi stiamo trainando con il Minn Kota, nello specifico con un Minn Kota Riptide Ultera 8060 iPilot Link. Tutti i modelli Link possono essere interfacciati alla nostra strumentazione Hummingbird tramite cavo Ethernet e questo ci consente di gestire il motore elettrico tramite sia il telecomando touchscreen che tramite la nostra strumentazione, sia la gamma Helix che la gamma Solix e a breve anche la gamma Apex. Al nostro Minn Kota abbiamo abbinato una batteria al litio della Zenith 24V 100A, una batteria che ci garantisce tranquillamente tutta la giornata di pesca. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio come settare al meglio il Solix e l'Helix nella trena con il vivo. Per prima cosa andiamo su impostazioni e dobbiamo andare ad impostare il tipo di acqua su acqua salate basse e filtro disturbo su off. Una volta fatto questo possiamo andare sulla schermata del 2D e possiamo andare a scegliere tra tre diversi spettri: lo spettro largo, lo spettro stretto e lo spettro pieno. A seconda dello spettro che andremo a scegliere avremo sempre frequenze alte, ma varieranno andando ad aumentare o ridurre il cono. E un'altra voce che dovremo andare a modificare sarà lo switch fire, impostando la modalità su massima. Aprendo il menu a tendina sonda 2D possiamo andare a modificare la sensibilità, il contrasto e la velocità di riferimento. Solitamente è consigliato lasciare contrasto e velocità di riferimento come viene impostato di default, ossia 20 per il contrasto e 5 per la velocità di riferimento, mentre per la sensibilità andremo ad alzarla e ad abbassarla a seconda delle profondità a cui andremo a pescare e delle condizioni che ci troviamo. Una volta fatto questo andremo a modificare la paletta dei colori. Io solitamente tendo a pescare con un colore scuro, ad esempio la paletta numero 6. Questo tipo di colore ci permette di avere una buona separazione dei target e di distinguere bene le marcature dei pesci dal fondale. Andiamo adesso a vedere come settare l'Helix per la trena con il vivo. Per prima cosa dobbiamo fare due volte menu, impostazione e mettere la modalità utente su personalizzato. Una volta fatto questo possiamo andare su menu e abbiamo
la sensibilità, che vale lo stesso discorso per il Solix, quindi aumentiamo, riduciamo la sensibilità a seconda delle condizioni e della profondità. Il contrasto lasciamo 20 su 40. Range superiore, range inferiore possiamo lasciare il superiore su 0 e l'inferiore su automatico. Velocità di riferimento possiamo lasciare sempre su 5. Colori sonar possiamo andare a impostare, come abbiamo visto per il Solix, con uno sfondo nero. Una volta impostati questi primi settaggi possiamo andare a spingere un'altra volta menu, aprire il menu sonar, impostare lo spettro su pieno. Il filtro di superficie lo possiamo leggermente alzare anche a 7, switch fire su modalità massima, filtro di disturbo lo possiamo impostare su off, profondità massima su automatico e il tipo di acqua salata poco profonda. Per quanto riguarda la selezione del trasduttore, è importante sull'Helix non modificare il trasduttore che viene consigliato inizialmente dallo strumento stesso. L'unico caso in cui si può andare a modificare è quando si va a montare un trasduttore differente da quello di serie, come ad esempio può essere l'HB5200 CIRP. Come abbiamo visto per il Solix, anche sull'Helix è possibile andare a zoomare gli ultimi metri d'acqua vicino al fondale e per farlo dobbiamo tenere premuto il tasto View, andare su Sonar, 2D Zoom View. In questo modo abbiamo il riquadro che ci fa vedere l'ultima colonna d'acqua che poi la possiamo vedere ingrandita su questa porzione dello strumento. In questo momento abbiamo sotto di noi delle belle marcature probabilmente identiche. Speriamo di avere presto un attacco. Grazie alla funzione Hummingbird Auto Chart Live puoi creare una mappa super dettagliata dei tuoi spot di pesca preferiti. Tutta la gamma Solix e la gamma Helix con GPS ci permettono di mappare il fondale con 8 ore di registrazione incluse. Una volta terminate le 8 ore si può acquistare una scheda a parte che si chiama Auto Chart Zero Line che ci permette di registrare all'infinito. Auto Chart Live disegna una mappa della tua zona di pesca con le linee batimetriche e un'etichetta che ne identifica le profondità. Una volta che la tua mappa di pesca è attiva, potrai visualizzare anche la durezza del fondale e la vegetazione. Veniamo adesso al nostro punto di forza, ossia la comunicazione fra Minn Kota e gli strumenti Hummingbird. Nello specifico, tutti i modelli Minn Kota iPilot Link possono essere interfacciati con la strumentazione Hummingbird. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio come gestire il nostro motore elettrico Minn Kota tramite la nostra strumentazione. Per la gestione del Minn Kota tramite Helix dobbiamo innanzitutto cliccare una volta sul menu, andare su controlli iPilot e impostare controlli iPilot su on. A questo punto si aprirà un menu a tendina che ci permetterà di gestire il Minn Kota tramite il nostro Helix. Tramite il tasto Go To del nostro Helix possiamo crearci una rotta che poi il Minn Kota seguirà in automatico alla velocità che gli abbiamo indicato. Un'altra possibilità importante è quella di poter impostare la funzione Segui contorno e sfruttare così al massimo le linee batimetriche costruite grazie alla funzione Auto Chart Live. Per fare questa funzione basta cliccare con il tasto Go To indicando con il cursore una delle batimetriche che abbiamo creato. Si aprirà questo menu a tendina dove andremo a mettere Segui il contorno e sceglieremo fra arancione o celeste in base alla direzione che vogliamo seguire. In questo caso andiamo a seguire la direzione che ci viene indicata con il colore celeste e il Minn Kota in automatico seguirà la direzione che gli abbiamo indicato seguendo appunto la batimetrica.